Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuto alla nuova puntata di Cuochi e Fiamme. Siamo qui dallo studio 5 in Videa, dove vado, come sempre, orgogliosa a presentarvi la mia splendida giuria. Un po' così, maculage, fiammetta fatta. Maculage. L'inventa Riccardo Rossi questi Bien nomi. Il biancage. E qua vedo un tagliarage in color crème brûlée al caffè Chiara Maci. Sì. Io sono questo e basta. Invece a quello e basta. Ma è Simone Ruggiati. Metti l'imbarazzo così. Vedi? Assunta da Napoli. Voilà. Sfida Serena da Lecce. Ah, una sfida al sud. Sfida al sud e quando si sfidano? Il sud è proprio Cuochi e Fiamme. E si mangia spesso molto bene. Esatto, è giusto. Allora, dovete sfidarvi su quattro prove. La prima, che di solito è anche un po' velocina, semplice, serve a farvi... Chi vince sceglie dopo, in pratica, ok? Non ci sono punti in palio, però impegnatevi, va bene? È di manualità. Non è ancora pronta da mangiare. Dovete fare un po' una capricciosa. Fatta bene, quindi omogenea, pronta da infornare. Non è proprio facile facile, sapete perché? Perché avete solo 3 minuti per farlo. Via! Vai, dillo. Accendi il forno e schiaffala dentro. Ho già acceso il forno. Bravo! Io non la disturbo, eh. Puoi disturbare? L'ha mai fatta una pizza a casa? Sì. Sì? Ma quella in teglia o quelle proprio rotonde così? La pizzeria? No, in teglia. Tra l'altro nel forno da casa viene anche meglio, sì. Quella fatta a rilievitare, sì. In teglia. A proposito di teglia, se no, non me ne lasciate nemmeno uno sticchietto dopo. No, tranquillo, non ti preoccupare. Senti, invece Simone, visto che tu parli di capriccioso, ho un aneddoto della mia vita privata. Veramente... C'è un problema però. Si è attaccato. Ci proviamo, vai. Ecco, grazie, prova hamburger. Dai, cambiamo idea. Vai, dimmi, Ricky. Dunque, sai, c'è questo ristorante che pare che l'abbia inventata Fiammetta, no? A Roma è famoso. Io da piccolo, da ragazzo al liceo, facevo degli scherzi con le carte intestate di qualsiasi cosa. Io una volta siamo andati a pagare il conto, dice dobbiamo dividere, ci fa il calcolo. Uno non so perché si distrae, io prendo un foglio di carta intestata e ho mandato praticamente tutto il conto al padre del mio compagno di classe, dicendo suo figlio ha consumato 30 pizze capricciose. Adorato. Assunta è già lì che farcisce, già stesa, già messa su. Napoletana. Vediamo Napoletana. Se è farcita bene. Magari nel che forno c'è posto anche per altre pizze. Con l'uovo sodo è difficile che la faccio. Vabbè, tanto qua deve farla rilassata e divertirvi, e poi... anche se i minuti sono pochissimi, però diciamo che questo non influisce sui punti. Però chi vince ha una prelazione di scelta e quindi... Sempre meglio impegnarsi al massimo. Assunta fa una cosa bellissima, Riccardo. Dimmi. Te la racconto dopo perché c'è poco tempo, ha bisogno di un po' più di tempo. Se siete pronti mettete i piatti sull'alzata. Però diciamo che questo piatto mi ricorda un po' far giocare i bambini. Ah. E quindi dopo ti racconterò una cosa. Posso? Voilà. Sarà, ma io questa infornata la preferisco a qualsiasi torta dolce. È più capricciosa quella di Assunta. Te lo porto fresco, aspetta. Senti questa. Pappardelle o lasagna?
Per me va bene tutte e due, scegliete con tranquillità. Allora scegliamo le pappardelle. Va bene, ottimo. Anche meglio per i tempi. Pappardella, questo è il tema per la prova di abilità. Pappardella, la faceva mia nonna con la lepre, la domenica, periodo invernale, voi potete farla come volete. 30 secondi per fare la spesa, se vi dimenticate qualcosa di quello che avete in mente o se durante la sfida volete aggiungere qualcosa, quindi tornare in dispensa, dovete suonare il campanello. Se invece siete bravi a prendere tutto all'inizio, il campanello lo potete utilizzare per avere una mano dal sottoscritto durante momenti difficili nelle prossime sfide. E sono bravo a aiutarvi, ci tengo. 30 secondi, via! Come la volete la pappardella? Cinghiale. Sempre volete. Facciamola al cinghiale, proviamo a dare gli ingredienti. Allora, circa mezzo chilo di polpa, per quattro persone, di polpa di cinghiale, meglio sarebbe non decongelata, una bottiglia di vino rosso, anche diciamo economico, ma con molti tannini per la marinatura, cipolla rossa, sedano e carote in abbondanza, foglie d'alloro, rosmarino, uno spicchietto d'aglio appena, doppio concentrato di pomodoro, un cucchiaio e circa 150 grammi di polpa di pomodoro. Le pappardelle, ovviamente, pecorino o grana a vostro gusto e piacimento. Stop al tempo. Ceci. Le fate fresche? Sì. Via il tempo, 10 minuti. Ah, c'è la pasta vino, l'avevo vista. Pasta all'uovo. Alici e arance. Ah, semplice. Povera, ma piena di gusto. Come fai? Allora, che cosa faccio? Faccio un soffritto di aglio, peperoncino, alici. Ok. Poi le arance, un pochino di limone. Le alici, tra l'altro, cuociono pochissimo. Pochissimo. Quindi. Un pochino di limone e poi mantico tutto. Ma l'arancia usi anche il succo o usi... No, uso proprio l'arancia, la pulisco. Ah, proprio la polpa? La polpa. Ah, ok, non il profumo delle zeste. No, no. Perfetto. Ti dico che l'acqua è sul fuoco ma non è salata. Salata. Fantastico, vedo che ci segui. Sì. Di qua un'altra pasta ma non è all'uovo. No, è fatta con la farina di grano duro. Io faccio un piatto leccese. Che si chiama? Ciciliatria. 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 Che vuol dire? Pasta e ceci. I ciciri sono... Buona. I ciciri? I ciciri sarebbero i ceci. Ciciri. La tria sarebbe la pasta. È un piatto che di solito si cucina per la festa di San Giuseppe. Quindi un po' rivisitato magari. Sì, è un po' rivisitato perché ci aggiungo una crema di cima di ape. Ok. Ma cosa vedo dell'olio là? Sì, perché la pasta diciamo ha due cotture. Viene lessata... normalmente in parte e un'altra parte invece viene fritta, si fanno dei riccioli fritti che ricordano la barba di San Giuseppe. Molto molto bene. Allora faccio la mia ricetta così poi torno da voi e poi vado in giuria. Non è facile questa, nel senso che cuocere la cacciagione non è prettamente proprio una cosa da tutti i giorni. La cosa fondamentale in questo caso è la marinatura. Io faccio questo: cipolla a fette, sedano spezzettato anche con le foglie e carota a pezzettini con il vino rosso. Aggiungo una puntina di sale e una puntina di zucchero. Metto le bacche del pepe nero e l'alloro. Creo una marinata tutta a freddo dove metto il cinghiale. Se avete anche un po' di fretta, se non potete lasciarlo almeno tutta la notte o anche un giorno, lo fate a pezzetti un pochino più piccoli in modo che il vino penetri dentro e lo spurghi un pochino. Poi preparate un soffritto abbondantissimo di sedano, carota e cipolla, appunto, a pezzettoni, tritato grossolano, e lo fate andare in una casseruola larga, a bordi alti, con un po' d'olio. Dovete far andare piano piano fino a che non diventa la cipolla semi-trasparente. A quel punto lì alzate la fiamma, aggiungete i pezzi di cinghiale, tagliate anche a pezzetti di 4-5 cm, e cominciate a rosolarli leggermente. Salate, pepate e mettete gli odori, io ripeto quelli che ho messo marinata, quindi delle bacche di pepe nero, le foglie d'alloro e volendo anche salvia e rosmarino, sta molto bene. Dopo un pochino sfumo con un paio di bicchieri di vino rosso, non lo stesso della marinata, lo stesso vino, ma non quello che ha marinato col cinghiale. Faccio evaporare bene l'alcol, aggiungo poi la passata di pomodoro con il doppio concentrato. Per non bloccare la cottura, la temperatura, li scaldo prima a parte e poi li verso dentro. Aggiungo un paio di mestoli di acqua, metto il coperchio, metto al minimo e faccio cuocere per un paio d'ore addirittura.
A volte vado a particolareggiare un po' la ricetta, se volete usare un pochino, con un pochino di cannella in polvere anche, che sta molto bene, e faccio sobbollire tutto questo sughetto. Alla fine tiro sul cinghiale, che diventa morbidissimo, si sfalda, lo trito grossolanamente al coltello, se siete stati bravi lo sfaldate con le mani, lo riunite al sugo, fate sobbollire ancora e con quello ci condite le vostre pappardelle. Spolverata di formaggio solo in servizio, perché a me piace poterlo mettere da solo, mi piace sentire bene il cinghiale, quindi lo consiglio senza niente. Bravo, soprattutto come hai detto a servizio, mi piace. A servizio, nel senso sì. Che a volte serve per la mantecatura, in sì. Questo caso il sugo del cinghiale è bello avvolgente, viene bravo, bello scuro, anch'io non lo metto, è vero. E lo metto solo alla fine perché si sente un po' troppo se non si è un formaggio, mi piace lasciarlo così neutro. Poi buonissimo. Lì si mettono i pinoli tostati, si può mettere l'olivetta, ognuno lo fa un po' a modo suo. Questo viene un po' più dolciastro, un po' più neutro. Come le fai le pappardelle, Maci? Allora, magari un po' più veloci delle mie, che erano un po' lunghe. Magari più veloci, fatte con una crema di scarola, quindi sbollentando la scarola e poi frullandola con un mixer, e un po' ingredienti classici che si trovano con la scarola, per cui magari una provoletta affumicata da mettere dentro che crea un po' di cremosità, olive capperi, olive nere capperi, e mi piace però la pappardella di Camut, tantissimo, molto buona, quando non la faccio io di solito la compro. Io ordino sempre le pappardelle al succo de lepre. Buona. Sì. Non sai come si fanno? 18 euro. Mi viene a mente la mia povera nonna. Faceva buone. Fiammetta, una pappardella. Ma sai, la pappardella è una pasta così sensuale, no? Allora, secondo me, per toglierle quel che di un po' popolare, che in qualche modo ha, è molto importante il contenitore, cioè che sia una fondina un po' avvolgente. Allora, mi piace molto che ci sia, per esempio, una fondutina messa in fondo, un po' insaporita magari anche con un'acciuga sotto sale che è stata stemperata. Fonduta di formaggio? Di formaggio, dove sia stato anche stemperato un po' un'acciughina sotto sale. E poi la pappardella messa a turbante, naturalmente sopra, se si vuole, si può grattugiare il tartufo bianco, si capisce, volendo, Ella. Proprio esagerato, ma che sia elegante il gesto di mangiarla. Torno in cucina. Allora, mancano 3 minuti e mezzo e stiamo buttando la pasta solo adesso, anzi no, una parte sta già... E ceci? Adesso li buttiamo l'olio. No? Se la cipolla l'hai appena messa. Sì. Perché la cipolla saprà di cipolla se non si cuoce bene. Che dici? Vabbè, io sto zitto, Però prevedo, spesso prevedo il futuro. Dai retta a Simo. C'è ancora da frullare l'alberghiero. La crema qua. L'hanno bocciato 3 anni, quindi ha ripetuto le cose, le sa bene. Non è vero. Non è vero. Allora, okay. In condotta non ero il massimo. Quanta avevi? In condotta non ero il massimo. Il primo quadrimestre di 27, io lo so. Perché sì, mi teneva una bada, la cosa era, è intelligente ma non si applica. Però sono passato con quasi il massimo dei voti. Lo so, quasi. Allora, la pappardella in cottura, qua c'è la polpa d'arancio già tutta pronta. La liscia secondo me è bella cotta. Ma deve sfarsi. Come? Si deve sfare la liscia, deve diventare una cremina. Ah, la fai proprio stracuocere del tutto. Allora, preparate anche il vostro piatto di portata. Come la metti la menta, Assunta? L'ho messa già. Come? L'ho messa. L'hai già messa? Spenso. Scusami, sì. Non l'avevo vista. Sai che cosa invece mi serve? Ah, devo mettere il limone, un attimo. Come, il succo o la zesta? La zesta. Ok, guarda, faccio così. Io te lo lavo, anche se le nostre verdure e frutta sono già lavate, però te lo lavo lo stesso. Devo provare il sale. E questa è la grattugina che taglia e non raspa. Così che sia perfetta, prendi solo il giallo. Ascolta, sì, me lo metto un attimo. Quant'è? Sono 29 guarda. Secondi. Brava che assaggia. Sì, brava. Questo ci voleva. Come? Ci voleva un po' di sale. Ah, fatto bene. Io non lo metto mai sulla pasta diretto, perché oppure che rimanga so. I granellini, quindi girala bene. Impiattate, avete 15 secondi, Ancora da saltare, 15 secondi, ora sono diventati 8. Spadellare velocemente, su. Stop al tempo. E quindi cosa fa Simone Lusati? Aspetta e conta i secondi che voi utilizzate in più
per toglierli, ahimè, la prossima gara. Qua ci siamo! Me non mi togliere niente. Non ti tocco niente, assurdo. Non vale però, se di là abbiamo presentato bisogna mettere subito... Ah, in cottura, in piatta. Serena, devi darmi il piatto, sì, assolutamente. Se porti il piatto qua è meglio. Dai che ce la facciamo, okay. Dai. Vai. Spegnete fuochi. Bellissimo. Stuto fornelli. Devi girare un po'. Che c'è, Assunta? Devi girarli un po' prima. Lo facciamo subito, sì. Guarda. Bellissimo. Ogni suo desiderio è un ordine per me. Come hai fatto? Allora, cara la mia Chiara Masci, la grazie, servo io, guarda là. E faccio anche quello che diceva prima Fiammetta. Così puoi prendere e mangiare. Allora, Assunta ha fatto le pappardelle con le acciughe, gli agrumi e la menta. Pensavo ci fossero troppe acciughe, in realtà c'è troppa arancia. Nel senso che è una tendenza dolce fortissima questo piatto. Tanta, ma forse tanto succo, perché qui la scorza stava molto bene, perché addolcisce leggermente tutta la sapidità dell'acciuga. In realtà il succo è dolcissimo. Quindi va a dare una dolcezza complessiva al piatto. Ce n'era un bel po', eh? Ce n'era un bel po'. Tanta, si sente anche molto. Facciamo così, guarda. Ho capito. Apri boccuccia, mamma. Cucchiaio mio. La ragione che era maci, è una spremuta con un po' d'arici. Sì? Sì. È dolce o è troppo acida? È proprio l'arancia dolce. È dolce, è dolce purtroppo. Ti aiuti, ti ammetta? Fai tu? Sai, se mi aiuti sono molto felice. Ti faccio il turbantino, sì? Mi piace. Tu hai messo l'alice anche con la sua codetta, Assunta. No, non lo so, non ti ho sentito. Sì, ti ho messo con la codetta. Secondo me ci stava anche il succo d'arancia così, però allora dovevi eccederne il peperoncino, nella menta, in maniera che venisse su. Poco. E magari insieme a queste acciughe mettere un'acciughina o due sottosale o dei capperi che accentuavano il discorso della salinità. La pasta è cotta molto bene. Ecco, aspettavo quello. Cottura eccellente, pasta perfetta. Aspettavo la cottura perché... In realtà, comunque, la cosa fondamentale è anche trattare bene la pappardella perché è il tema. È vero. Questo è il piatto di Serena che ha fatto la pappardella in due modi. Una parte classica in padella, con una crema di cime di rapa e i ceci. L'altra fritta e aggiunta insieme all'altra pasta. Io forse è la prima volta che lo vedo. Questa è di grano duro. La prima che avete assaggiato era l'uovo. Allora... Con questa tipologia di pasta, secondo me, per essere un piatto tradizionale loro, quindi non mi permetto di commentarlo e di giudicarlo, però secondo me con questo tipo di pasta mangiare più cose insieme non è semplice. Ovvero, e questo qui fritto in abbinamento secondo me non c'entra molto. Per il resto la verdura in questo caso sta bene, però la pasta è troppo cotta e il cece io l'avrei frullato insieme alla verdura per dare una cremosità diversa e anche separato. Un sapore. Sì, sì, la pasta è... Certo, la pappardella è stupenda, eh? È stupenda a vedersi proprio, vedi? È proprio divertente avvolgerla. Ha ragione Gramascio. Hai sempre ragione da un po' di tempo, questa parte. Devo dire che le imbrocca parecchio. A caso, eh? È tutta fortuna. Oh. Andavano frullati un po' i ceci, te l'avrei detto io da solo alla vista. Cioè già sulla vista sono tanti nel piatto, capito che ti voglio dire? Ma perché altro forse non si legano alla pappardella. Bravo, così. Quello volevo dire. Invece però a me piace molto... Il frittage. Il croccante. Quello essiccato, cioè sì, il grissino. Ma si serve così o doveva essere più... No, in genere si fa senza la crema di rape. No, dico, la parte croccante, sì. Serve proprio così, stessa dimensione della pappardella fritta. Carina. E si mangiano insieme? Io quando è tradizione non metto mai bocca. Infatti. Però effettivamente è un po' difficile.
ma l'idea è molto divertente. Allora, secondo me bastava che questi fossero in un cartoccino vicino come esperienza extra croccante da mangiare come uno mangerebbe una cosa insieme, una crosta di pane croccante ma molto divertente, tipo un cartoccino. Allora era anche quasi nouvelle cuisine, se vogliamo, o se non nouvelle cuisine, contemporaneo. Questa pasta qui, così, che non è né minestra né asciutta ed è praticamente immangiabile, perché tu non riesci a mangiare la pappardella insieme al cicero e poi è slegata, effettivamente. Come cottura questa? No, la cottura è un po' scotta. Ok, tranquilli, perché nella prima prova io dico sempre che ci si abitua anche ai tempi alla cucina, quindi questo è il piatto di Assunta. Per poi arrivare al piatto di Serena, che tra l'altro la pappardella non è nemmeno troppo facile come tema, carne fresca così. È vero. Allora, ci sono errori di qua e di là, però il risultato è tranquillo, perché siete pari. Per la precisione sei pari. Un po' bassini, però almeno siamo pari. Prima ha fatto meglio lei la pizza, quindi scegli tu, ma non subito. Prima ci riposiamo un attimo e puliamo. Pubblicità. Bentornati in studio a Poche Fiamme, due brave concorrenti che hanno però incappato in altrettante due piccole difficoltà sulla pappardella iniziale. Questo ha dato un punteggio un po' bassino, però uguale, sei pari. In virtù del fatto che Assunta ha vinto la prima prova, quella di manualità, visto che serve Ricky, ha fatto meglio la pizza, sceglie l'onza, sì, o caciotta, sì, l'onza di maiale, caciotta. Caciotta, 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 un bel pezzo di caciotta, duetti per uno, grazie. E quello è il bello della giuria. E la caciotta è il tema per la prova di creatività. Allora, allora, caciotta, ce ne avete due diverse. Questa presumo che sia piccante. Tante. Al peperoncino, buona. Sì, te la porto un pezzettino. Però prima dovete fare la spesa. Tutto quello che vi serve a rendere questo bel formaggio un piatto, anche creativo. Mi raccomando, lasciatelo però parte principale della vostra ricetta. Altrimenti si esce fuori dai binari del tema e lì sono guai. 30 secondi, via! Assunta, ti aiuto con la porta trasparente della nostra dispensa. Da dove esce? Pomodorino ciliegino, del pan grattato, delle erbette aromatiche, zucchine, fiori di zucca, ancora menta, il limone, il pane tagliato a fette. Attenta alla porta che te l'ho lasciata per poi dire che Serena prende pan grattato, farina, cipolla, menta anche lei, un bel pezzo di guanciale, bello, 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 i cuori di fave sgusciati e stop al tempo. No, aspetta, metti su. Devo fare una cosa, se non mi licenziano. 10 minuti, via! Quello mai, quello. Avete entrambi il campanellino, il campanellino. Senti, io vedo... Sì? Devo panare e friggere la caciotta in cubetti. Auguri. Adesso la faccio a cubetti. Allora, quindi fai farina, uovo, pan grattato? Perfetto. Ok, la tagli tu e io arrivo a farla. Cosa fai? Delle polpettine, ricotta, un po' di caciotta, limone e zucchine. È buona, eh? Oh, petto di caffè. Che fai, Sere? Io faccio un purè di fave verdi con crostini di caciotta. Ah, questi diventano croccanti, giusto? Sì, e fettine di guanciali, anche quelle rese croccanti. Quindi va in... Tutto... Cosa parti, con la cipolla? Sì, metto la cipolla per... Come hai fatto a tagliare la cipolla con quel coltellino? Vabbè, uguale. Non è uguale, guarda che pezzi grossi... No, la stai sbranando. Ma adesso la faccio piccolina, guarda. Ma come la fai? La sbrani da dentro con la pelle? No, ma non ti piace qua...
Non ti piacciono i coltelli che ci abbiamo, sono stupendi. Tolgo prima la pelle. Però. Magari pelare la cipolla, poi tagliarla a metà, si appoggia e poi... Questo è per sfilettare. Guarda, ci tengo di più a farti vedere come si taglia la cipolla, che tanto appanare le fettine, le cosine, che tanto quello lo sanno far tutti. Butta via sta roba sotto, guarda. Mamma, manco me la faccio io. Non mi hai dato il tempo di toglierlo. Allora, tac, tac, si prende, si gira, si taglia a pettine, poi si taglia orizzontale. Ma dai! Poi da qua viene praticamente già tritata. Pettine, ma io lo sapevo che la sapevi tagliare. Te sei furbo, ho già capito io. Che segno sei? Leone. Bravo, vado? La sai tagliare. Grazie. Sta a giocare. Avvocato, quindi? Sì. Di cosa? Penalista, civile? No, civile e amministrativo. Titolo del piatto non ce l'abbiamo? Terrina verde con crostini di cacciotta. Ok, tu mi fai paura. Perché? Stai tagliando sulla cipolla. Dai. Aspetta. Togli aspetta. Qua. Facciamo così. Non posso vederlo, non posso vedere. L'ho spostato. Allora, inizio puntato, ho detto a Riccardo, devo raccontarti, ovviamente la mia giuria, però mi riferiva a Riccardo, ho detto, devo raccontarti poi una cosa, ricordamela, sì. Sui nipotini di Assunta. Ah, sì. Gli racconti Assunta la notte bianca? Ah. È una notte che faccio di tanto in tanto con i miei nipoti, dove facciamo questo gioco. Devono cucinare... hanno una gara come questa, proprio come questa, perché sono innamorati di questa trasmissione. Fanno qualche fiamme a casa. Chi è che fa il mio ruolo? Ci sta chi fa una presentazione bellissima. Fece una volta una presentazione una mia nipote di cocktail che l'ho tenuto per soprammobile. E come nipote il cocktail? Quanti anni ha, scusa? Però io devo dire una cosa. Quanti anni ha? Questa, 4 anni. Che c'hai? L'uovo. E le polpette senza uovo non si fanno. No. Oh, c'è. Mi sono accorta che manca un che vi manca? Ti stanno facendo diventare matto, Simone. Fiammetta, Chiara, sentite, che vogliamo fare con questa cosa? Perché io vedo che la spesa è stata molto imprecisa. Mandiamo tutto a monte? Ma no, si stanno impegnando molto seriamente. No, ma non l'aveva visto, era lì, eh. Ah, non l'aveva visto, sì, c'era, era lì. Allora andiamo avanti. Assunta, Assunta, visto che non voglio essere di parte, sto aiutando un po' Serena, che si era dimenticata un paio di cose, ti manca niente che ti sia accorta? Sì, la farina. Ecco. Vai. Tanto bene. Sei a posto? Sì, sì. Gelatino. Allora, di qua abbiamo bagnato con il brodo vegetale, è arrivato come manna dal cielo, i cuori di fave. Allora, qua passo gli ultimi pezzettini che andranno fritti di caciotta, quella dolce, in questa panatura. Panatura. Vuol dire panure. Non capisco più niente, ragazzi. Allora, di qua. Assunta ha fatto un impasto con i pezzetti di caciotta, sempre quella dolce. Dolce e anche piccante. E anche piccante, amalgamata con le zucchine grattugiate, adesso l'uovo ovviamente, adesso le sta passando nella farina, poi scuoterà l'eccedenza, le passerà nell'uovo e poi nel pan grattato e poi si friggono. E le servi con? Se c'è tempo con una salsina, se no con queste fritte, con i fiori di zucchine. Assunta, questi devono cuocersi? Ma non ce l'ho fatta. Ok, io vi ricordo che la prova di dopo non va cucinato niente, quindi se vuoi, suonando il campanello, però mancano 3 minuti, io potrei fartela volante. E allora fammela. Devi suonare. Allora, oggi va così. Chiara Maci adesso sì. Si pensa 2 minuti, mentre parte Fiammetta a dirmi qualcosa sulle polpette, ha una ricettina e la dai tu. Ok. Va bene, con la caciotta, Fiammetta. Sulla caciotta. Sì. Allora, dunque, ti dirò che le caciotte... non mi ispirano dei piatti particolarmente sofisticati o elaborati, ma siccome ci sono diverse caciotte, ovine e caprine, con diverse stagionature, provenienti da diverse regioni,
Allora, mi piacerebbe una piccola degustazione di caciotte differenti, ciascuna servita con una gelatina di vino adatta a quel tipo di formaggio. Cioè la mangeresti tondo. Così, in purezza, diciamo, sì. al nature? Sì, okay. Però con accostata a queste gelatine che creano un piatto, secondo me, molto contemporaneo, adatto a un palato evoluto o che comunque vuole imparare qualcosa. Ok, io comincerei anche a friggere. Chiara, vuoi andare alla sì. ricettina veloce? Ti metti qui al mio posto. Allora, la mia è una ricetta veramente velocissima. Prendete un peperone giallo e un peperone rosso, le mettete in forno a 200 gradi fino a che non si ammorbidiscono tutti e poi li togliete, attenti a non farvi male e a bruciarvi, li spellate e tagliate a striscioline dei peperoni. Con questa strisciolina avvolgete un cubetto di caciotta, prevalentemente meglio dolce, non piccante. Li avvolgete e li mettete tutti quanti in una teglia da forno, ricoprite con pan grattato e li mettete in forno a gratinare. A 180 gradi un 10-15 minuti e si servono così, leggermente caramellati con all'interno la provola che si scioglie, il cacio ricotta che si scioglie. Allora, già che la darà Chiara, la do pure io. Prendete un tagliere di legno bello, rovinato, rustico, alto, prendete una caciotta rotonda, la tagliate a metà, poi la tagliate al quarto, la mettete così, tagliate uno spicchio, togliete la buccia, un pezzo di pane, un bicchiere di vino, tutti insieme giù! Sì! Ecco fatto. Grazie, grazie. No, Simone, è un piacere darti una mano, guarda, credimi. Quanto manca ancora, vediamo un po'? Mancano 30 secondi. 30 secondi. Io ho fatto una parte cotta e una parte cruda, in modo che la parte si diventa un pochino più saporita, più densa e anche più dolciastra, l'altra parte rimane fresca, perché se friggi una parte di pomodorino a fresco ci sta bene. Ho messo delle foglioline di mentuccia. Un messaggio subliminale alla regia, io vorrei un aumento da oggi. Te lo meriti. Sto scherzando, impiattate, mancano 5 secondi, Simone, sbrigati, Assunta, Serena, 3, 2, 1, stop, su tutto. Ah no. Mettete i piatti sull'alzata. Dove la... Simone come sbatte. Pinta in fronte in lo stagno. Questa la salsita. Me la metti? Scelta anche... Ho sbagliato. Cioè, non avevo visto che era tagliata questa. La pulisco. Dai, Simone, sbrigati, devi impiattare. Su. 5. Allora, Simone, se ci metti... Ma lei tanto ha impiattato. Ok, se no mi tu guarda solo per perdere una gara per colpa dell'assistente, è una cosa, guarda. Oddio, che sei stanco, siamo in pubblicità? No, la mangiamo adesso. Tan. C'è l'olio sul piatto, mi sta scivolando. Mamma mia. Oddio. Allora. Attenta che è fredda. Vediamo. E la l'aspetto caciotta c'è. Tenta a giudicare la salsina perché potrei rifarmi oggi. Allora, la crocchetta è con zucchine grattugiate, due caciotte, un po' piccante e un po' dolce, e poi panate fritte. È fritta molto bene, è buona, si sente bene la caciotta e soprattutto ha quell'effetto un po' che lega e rimane comunque filante. Mi piace tantissimo l'agrume, quindi la scorza di limone che si sente bene, sta benissimo con la salsina di pomodoro in abbinamento, molto buona. Grazie. Molto, molto buona. Allora. Poi, la taglio a metà. Sì. La... Frango? Assaggiala con essenza, così. Vabbè. Scotta? No. Senti anche la caciotta. Da meglio. Senti che ce n'è mezzo dolce, mezzo piccante? C'è il limone. Sento il limone che è molto buono. Mazza, è cremosissimo. Sì, molto buono. Fantastico. Ah, vabbè. Ok. L'impanature...
è molto buona e la salsa è stupenda. Caciotta c'è. La caciotta è la regina di questo plateau. Molto bene. Si chiama ansia.it. Perché? Ah, per la corsa. Questo di chi è? Quel fiore io lo lascerei lì, decorativo. Sì, è venuto dopo le uso. È immangiabile. Molto delicata, molto buona, fritta bene. Naturalmente bisogna dire che acquista molto da questa salsa, devo dire, perché gli dà uno zing di peperoncino e di vivacità che tira su la dolcezza della polpettina, perché la caciotta c'è, ma non è che esplode in bocca, giustamente, perché è una parte dolce piuttosto, non si sente il piccante. Serena ha fatto una crema di cuori di fave, anche lei ha usato la menta e poi ha fatto panare questi bocconcini che poi ha fritto, quindi sembrano dei crostini, in realtà dentro è solo caciotta, e poi dei pezzettini di guanciale. Ma il guanciale l'hai usato anche per il fondo di fave o no? No. Allora, ottima l'idea di panare, di friggere effettivamente la caciotta, perché all'interno rimane ancora molto morbida, quindi sta molto bene l'abbinamento a questa purea di fave fresca, buona. Il guanciale preso in abbinamento non mi dà sinceramente un valore aggiunto, forse ne ho preso anche un pezzettino piccolo. Basterebbe la caciotta fritta sopra ad una purea di... anche un potrebbe pochino più morbida. Un finger questo. Esatto. Poi le fave, che buone. Allora. Fave, formaggio e guanciale, che ve lo dico a fa. Sì. Sì. È un finger, hai visto? È poco. È buona? È buona, sì. È poca. Un po' bruciacchie. Un po' bruciacchie. È un po' alto l'olio, forse. Un piatto tutto sulle note del fondente, avvolgenti, senza delle punte di sapore, ma molto armonico. Anche questo guanciale ci sta benissimo con questa punta di salato, quindi lo trovo un piatto molto moderno e molto appetitoso. Sta male però, sta veramente male, cioè lì l'avete mangiato tutto, qui è rimasto questo. Ma finiscilo tu. Finiscilo tu. Io non mangio mai qua. Avete votato Assunta, adesso votate Serena. Adesso posso dirlo, erano veramente dei bei piatti, sì, semplici, sì, con l'ideina giusta. Quel casalingo presentato bene e sì, si vede il risultato, no, li conosco i miei polli. 15 pari! Ah, ari pari, un'altra volta, ari pari. 21 pari! Riscegli Assunta. Sì. Allora, da presentare. Ratatouille o torta di compleanno? Non la mangiano, pensa che ti diamo noi la spesa, quindi devi fare qualcosa di bello. Allora, torta di compleanno, del resto a casa faccio solo quello per i nipotini. Ok, la torta di compleanno è il tema per la prova di presentazione. Allora, qua non si fa la spesa, avete già tutto di fronte, un bel po' di ingredienti per fare un piatto che non mangeranno ma valuteranno soltanto allo sguardo. Siete pari e c'è un kit bellissimo in palio, quindi impegnatevi, si stanno sfidando con lo sguardo, vi dico che avete anche 7 minuti, non più 10, via il tempo! Avete studiato un pochino gli ingredienti, vi vedevo molto attente, molto sul pezzo. Se per caso Assunta non usa la pasta di mandorla, potrebbe... Assunta, che fai? Allora, faccio questa torta, poi la ricopro di panna e di frutta. Non lo usi la pasta? No. La diamo? Sì. Vuoi qualcosa? Grazie. No. Per adesso no. Allora, lei farcisce la torta di compleanno, sembrerebbe, per il poco che mi ha detto, in maniera classica, quindi con la panna, eccetera. Uh-huh.
Tu che fai invece? La foderi? Io la fodero con la pasta di mandorla e poi, vabbè, all'interno ovviamente ci metto della crema al cioccolato, della panna montata. La usi a nastro intorno o sopra? No, la ricopro tutta. La ricopri tutta? Sì. Mm. Ok. Cercando di farla quanto più sottile possibile. Quindi crema al cioccolato dentro, usi frutti rossi? No. Usi coloranti? Sì. Per far cosa? Per fare un disegno floreale col cioccolato e poi lo obbedisco con... Ah, lo metti nelle parti vuote del cioccolato. Esatto. Un sacco di cose devi fare, eh? Va bene. Questo glielo facciamo fare nella notte bianca ai nipotini. Come? Sapessi che cucinano? Sì. All'inizio... Ma chi sono? Quanti anni hanno? Come si chiamano? Allora, sono cinque. Luca, Marta, Sara, Roberta e Alessandro. Ti scordare nessuno? Quindi fanno tre... Fanno la giuria e due cucinano. Stupendo! Sì. Stupendo! Cioè, allora, dentro. Con che li farcisci? Allora, con la crema? Ma li farcisci dentro? Un pochino sì, ce lo voglio mettere. Vuoi che ti riapra io? Sono passati due minuti. Guarda, Se non si vede dentro puoi fare anche allora, solo fuori. Allora, una cosa te la devo dire. Per la prova di creatività c'è stato uno che ha messo il limone nel brodo. Vabbè, pur di creare una cosa, hai capito? È divertentissimo. Vuoi che ti apra anche questo strato? No, basta, se no già facciamo. Allora, io ho letto una cosa sulla scheda, no? Io ho letto. Che sei fidanzata. Io? Sì. Ecco che... Non lo so. Infatti ho detto, è un errore. No, no, è un grande errore. Un grande errore. Guarda come ride. Vabbè. Vabbè. Ma questa sarà un... Da cambiare discorso, vabbè. Perché vivi? Qua tagliamo la pasta. Io farei tutto sul piano e poi la trasferirei dopo, eh. Ma ho paura di... Io posso solo consigliare, non sì. obbligare. No. Allora. A tre anni. Sì. Che torta facevano a Riccardo Rossi? A tre anni non decidevo io, mia madre amava la mimosa. La mimosa per il compleanno ti facevano? Sì, con la candelina. La mimosa è per la festa delle donne. Lo so, a me mi facevano la mimosa, c'era quella, mi piaceva mia madre, veniva la mimosa. Ma c'è il cuore della mimosa? La festa delle non era ancora, amore mio. Quando aveva tre anni, non fu ancora... Vabbè, però c'è un po' di cuore a volte. Ma io infatti ho dei ricordi molto nebulosi. Io non mi ricordo niente, ho sempre festeggiato, quello siamo molto al compleanno, ricordo solo queste candeline che andavano e venivano rosse sempre. E mi ricordo pure che queste candeline venivano tirate fuori da un cassetto e ogni anno erano sempre più corte, eccetto quella nuova. Le qua di tua sorella, sì, perché... Piace. Sì. Poi non ti dico quando erano rosa per mia sorella e celesti per me, che insieme facevano la mischia, capito? Ah, ok. Un macello, vabbè. Torta di compleanno che farebbe Chiara Maci al nipotino. Beh, il nipotino grande ha più o meno i miei stessi gusti, quindi cioccolato 100%, non pan di Spagna perché non amo particolarmente il pan di Spagna. A me piace fare anche da compleanno non torte grandi, ma dimensioni per due persone, circa due o tre persone, e magari intervallate da biscotto di nocciola, tipo da quas, però quelle più una. Tipo da quas, però. Da quas. Sì, però quelle sono più meringa. Proprio pasta di nocciole, cioè biscotto di nocciola e cioccolato, anche una ganache al cioccolato. Bella leggera, eh? Lo so. Quanto pesa il nipotino? No, fai un lottatore di soldi. È il compleanno, quel giorno e basta, gli altri giorni. Fiammetta, torta di compleanno. Come mi piacerebbe averla adesso? Se mi si volesse fare una sorpresa, per esempio ordinare a un grande pasticcere, sì, magari a Hermé, Parigi, un mille foglie che mi fa 2000 foglie, perché lui fa anche il 2000 foglie. No, preferisco una torta morbida, molto golosa. E poi mi piacerebbe che all'interno ci fosse una sorpresa. Un bel diamante. Beh, una sorpresa affettuosa, una sorpresa, sì. Okay. Una sorpresa. Magari e invece, scusa, Simo, vieni qua.
spieghiamo, vieni qua vicino. Non me li fa nessuno perché hanno paura dei miei giudizi. In realtà a me c'è un dolce che ti piace. Nessuno mi invita a cena perché dicono poi di torta di compleanno. L'ultima torta di compleanno che ti hanno fatto, dov'è? Dimmi cos'è. Siccome il mio compleanno devo invitare un macello di persone, spesso la torta l'appalto. Però posso dire l'ultima che ho fatto io per una ragazza. Gli ho chiesto una foto perché ho detto voglio una tua foto da tenere sul telefono. E poi ho riprodotto quella foto sulla pasta da zucchero. E poi ho fatto questa torta con... diciamo tutti quelli che potevano essere i suoi gusti, le fragole di bosco, la chantilly al mascarpone montata alla vaniglia, eccetera. E quando ho fatto la base del diamante, non c'era un diamante, ma c'era un anello di plastica, quello delle bottiglie. No, c'era un anello in ceramica e oro rosa. Ah, hai visto? Hai capito, che è un'idea. Bravo. E dove andate alla base? Sai che cosa può essere un'idea che va bene per tutti e che non richiede di andare da Hermé? Farsi fare un macaron, che adesso si usa, gigante. Mamma mia. Che è in tutti i possibili colori. Devo scappare però, perché conto fino a 3, 2, ciao bello, 1, stop! Piatti sull'alzata. Assunta? Piatti sull'alzata. Vabbè. Assunta? Sì. Qua non è la notte bianca, questa è quella originale. Cado da un... Ma... Tieni. Ecco. Ma guarda, se cado sulle torte mi picchiano. Non faccio ci solo cadere questo. Bellissimo. Questa palla morta. Ragazzi, attenzione! Però. Dopo la prima sfida, dove l'avete un po' bacchettati, hanno dato il massimo. Voi datemi 2 minuti di pazienza e poi vi faccio vedere a chi diamo noi il kit. Pubblicità.